Allora, Francesco, ho scelto il numero 27 perché il 27 è la somma dei giorni delle nate e delle nascite dei miei genitori. Qui a Reggio mi trovo molto bene, l'ambiente è fantastico, fin dall'inizio mi hanno accolto benissimo. Beppe, è stata un'emozione unica, soprattutto quando sono entrato dentro gli spogliatoi e ho visto la maglia col mio cognome scritto dietro. Dopo, comunque, una volta sceso in campo, l'emozione l'ho messa da una parte e ho pensato solo a giocare. Allora, Roberta, il passaggio dall'Allegra Pro alla Serie B diciamo che è già un bel salto perché le differenze principali riguardano l'intensità di gioco e la velocità anche dei tiri, cioè anche i palloni diversi contribuiscono a rendere i tiri ancora più difficili da parare. È stato sicuramente un gran salto e per quanto riguarda per quale motivo non mi abbiano mai notato, non lo so. Questo non lo so. Per fortuna che c'è la regina che mi ha visto e mi ha dato fiducia fino ad ora. Beh, sicuramente questo è il lato del mio carattere che mi favorisce perché forse anche dalla mia carriera, sin dall'inizio, avendo fatto promozione, eccellenza, avendo fatto gavetta, questo mi dà il coraggio, la forza di rimanere anche con i piedi ben saldi per terra, escluso quando gioco, speriamo. intanto grazie mille Domenico. E, beh, Reggio è una bellissima città e poi quasi tutti mi hanno detto che il bello di Reggio arriva da marzo in poi, con l'arrivo dei primi caldi. E alla regina non posso altro che dire di essere riconoscente per la fiducia che mi sta dando, per la possibilità di giocare in una categoria come la Serie B. Cercherò di ricambiare questa fiducia in campo. Riccardo, sicuramente Velardi può darmi un grande aiuto perché uno che ha fatto una carriera come lui, giocato in Serie A con Juventus, Udinese e la stessa Regina, da lui non posso che imparare. E spero che, come fa già da ora in allenamento, mi dai consigli per migliorare sui vari, diciamo, punti deboli che ho, che ancora sono tanti, e infatti sono proprio qua a Reggio per migliorare e colmare questi vuoti. Iori, giocare qua a Reggio è sicuramente una cosa unica, soprattutto per un portiere che è sicuramente uno dei ruoli più difficili nel calcio, perché dietro di te non c'è nessuno e quando tu sbagli è gol. E difendere una porta che sicuramente è stata difesa da grandi portieri non può essere che un onore. Daniele, dopo la partita con la Juve Stabia ci siamo resi conto che questa non era la strada da percorrere per poter almeno sperare e provare a inseguire quel sogno che per ora è il sogno dei playoff. Diciamo che è scattata una molla e questo ci ha dato la possibilità di fare una grande prestazione venerdì sera contro il Pescara e di ottenere 3 punti importantissimi che ci danno di nuovo fiducia e speriamo che siano solo i primi di una lunga serie.